Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In primo piano, l'ampia pagina dedicata all'emergenza coronavirus, a partire dal blocco dei vaccini AstraZeneca. Parleremo però anche del tasso di ospedalizzazione a causa del Covid-19. Facciamo il punto con l'assessore alla sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, collegato in diretta Skype. Buonasera, assessore, e benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. Allora, partiamo dal blocco dei vaccini AstraZeneca che in qualche modo ovviamente rallenteranno la campagna vaccinale. Questa notizia ha un duplice risvolto. Da un lato c'è la sensazione che ci sia una cautela massima, quasi un eccesso di precauzione nel testare appunto l'efficacia dei vaccini ed eventuali effetti collaterali. Dall'altro però si rischia di vanificare quanto fatto fino ad ora sulla campagna vaccinale, che ci possano essere dei timori, insomma, delle ritrosie rispetto alla vaccinazione. Ma sicuramente, no? Quando si parla di vaccinazioni, soprattutto una vaccinazione di massa di questa entità, capite bene, la precauzione non è mai troppa. È però importante che i cittadini capiscano perché si opera in questo senso. Cioè, nel momento in cui da un luogo anche lontano, come la Danimarca o la Germania, arriva un segnale di sicurezza, cioè c'è un'istituzione che dice: guardate, noi abbiamo visto un evento che è rarissimo, però l'abbiamo segnalato, dobbiamo escludere che sia stato il vaccino a causarlo, eccetera, eccetera. Quando ci sono segnali di questo genere, ovviamente queste informazioni fanno chiaramente immediatamente il giro di tutte le agenzie regolatorie, come l'AIFA in Italia, e da lì poi vengono emanate appunto queste decisioni, che sono delle decisioni che vanno nella direzione di aumentare la sicurezza. Ora, stiamo parlando, seppure si trattasse di eventi causati dal vaccino, di eventi rarissimi. Noi abbiamo vaccinato quasi 100.000 persone in Puglia con questo tipo di vaccino e non abbiamo registrato nulla. In Italia sono state vaccinate centinaia di migliaia di persone con quel vaccino, non sono stati evidenti alcun tipo di eventi di questa qualità. Si parla di tromboembolia, cioè una situazione particolare in cui si aumenta in pratica la coagulazione del sangue. Non sono stati segnalati, per cui seppure fosse si tratterebbe di casi rarissimi. Ora, purtroppo per fare questo tipo di analisi su numeri molto grandi, con dei casi molto rari, l'EMA, che è l'ente europeo che stabilisce la sicurezza dei farmaci, ci metterà dei giorni. Quindi noi stiamo aspettando, speriamo domani, ma dicono al massimo giovedì, che ci diranno, appunto, ci diranno che se questi casi effettivamente si sono verificati, in quale misura si siano verificati, e farà quello che poi alla fine viene definito un rapporto rischi-benefici, cioè ci dirà se effettivamente si sono verificati questi eventi avversi. Quindi dobbiamo avere un po' di pazienza. Purtroppo dobbiamo stare 2 giorni fermi, senza poter somministrare questo vaccino, che per il momento è chiuso nei frigoriferi. Ecco, assessore, che cosa possiamo dire a chi si è già sottoposto al vaccino AstraZeneca e oggi ovviamente nutre un po' di timori? Non ha riscontrato nessun effetto collaterale, però oggi si chiede, ho fatto bene a fare questo vaccino, forse avrei dovuto aspettare. Insomma, che cosa possiamo dire per tranquillizzare gli animi? Perché oggi comunque i centralini della ASL sono stati presi d'assalto da parte di chi lo ha fatto o di chi deve ancora farlo. Guardate, possiamo dire quello che ho detto a mia moglie, perché mia moglie, insegnante, ha ricevuto esattamente quel famoso lotto del vaccino AstraZeneca. Non ha avuto particolari eventi avversi, è stata un po' spossata per 24 ore, niente di che. Non bisogna fare nulla, non bisogna fare nulla. Non c'è da prendere nessun farmaco, non c'è da fare nessuna analisi. Qualcuno mi chiede: ma devo fare un'analisi del sangue per vedere se... No, non c'è da fare nulla. Si è stati vaccinati. Il vaccino funzionerà come ha funzionato nelle altre persone, quindi bisogna stare tranquilli. Assessore, passiamo alla situazione degli ospedali. Insomma, abbiamo visto che gli ospedali sono davvero sotto pressione. Lo dice anche il rapporto Agenas, ci dice che le terapie intensive sono oltre la soglia indicata dal Ministero della Salute al 33%, mentre i reparti di area non critica sono al 42%. Abbiamo visto ci sono anche dei casi di giovanissimi finiti in ospedale. Allora c'è un'incidenza dei casi di giovanissimi che è particolarmente significativa. In che direzione sta andando in questo momento la terza ondata?
Allora, è vero che ci sono anche persone più giovani ricoverate. In linea di massima, appunto, l'età media di chi è ricoverato in terapia intensiva sono 65 anni, quindi leggermente inferiore rispetto a quanto noi siamo abituati a vedere. È sui grandi numeri che chiaramente poi questo dato si diluisce. Il fatto che ci siano, che l'età media sia più bassa è anche perché molti grandi anziani, soprattutto quelli nell'RSA, sono stati tutti vaccinati. Quindi ormai non abbiamo casi gravi in questa fascia di popolazione. Quindi è normale che aumentando il contagio fra i più giovani, purtroppo ci sono quelli che si ricoverano e possono andare a finire in terapia intensiva. Abbiamo questa diffusione della variante, la variante inglese, ormai almeno la metà dei casi in Puglia sono legati a questa variante e purtroppo ci sono delle brutte notizie dal mondo della scienza perché dalle analisi più recenti è probabile che questa variante non solo sia più contagiosa, ma che possa in percentuale causare anche dei casi più gravi e quindi dei casi che possono aggravarsi e finire anche in terapia intensiva. Per cui mai come ora siamo convinti che queste precauzioni aggiuntive che abbiamo preso, e quindi il fatto che mezza Italia sia in zona rossa, siamo più che convinti sia stata la scelta giusta. Dobbiamo tenere duro ancora per qualche settimana, proprio per cercare di evitare che la gente finisca in ospedale. Dunque, Assessore, l'aumento del numero degli ospedalizzati è collegato sicuramente all'aumento del contagio, ma probabilmente anche all'aumento dell'aggressività di questa variante inglese? È molto probabile che non solo ci sia un aumento dei casi, ma che ci sia anche un aumento della gravità dei casi legati a queste varianti. Abbiamo visto, ne abbiamo parlato tanto, le polemiche non si placano soprattutto dal fronte sindacale per quel che riguarda l'ospedale in Fiera. Io adesso le chiedo perché, come dire, i sindacati spesso hanno chiamato in causa, la Regione Puglia. Il 18 ci sarà l'incontro per sciogliere il nodo del personale e lei parteciperà, Assessore, a questo incontro? Ma guardi, gli incontri sindacali sono all'ordine del giorno per qualunque tipo di trattativa, per qualunque tipo di intesa. È importante, insomma, sentirsi, discutere, soprattutto per migliorare poi quella che è la condizione di lavoro delle persone che appunto andranno a lavorare in questa struttura. È una struttura che offre sicuramente migliori condizioni di lavoro, quindi non possiamo che essere contenti. In prospettiva, gli effetti di questa zona rossa, quando li vedremo, speriamo, sul bollettino, sul numero dei casi e anche sul tasso di ospedalizzazione? Guardi, vista la velocità con cui si trasmette questa variante del virus, non è escluso che già dopo una settimana di zona rossa possiamo avere i primi effetti, cioè vedere un rallentamento, cioè il famoso R con T che cominci a frenare. È però importante ricordare che a prescindere dalle zone, cioè, dobbiamo stare attenti nei comportamenti individuali. Perché poi quello che succede in casa, quello che possono essere gli incontri privati, nessun DPCM, nessun controllo di polizia può mai verificare. Quindi mi raccomando, cerchiamo di star tranquilli e con un po' di pazienza affrontiamo queste 2 settimane che ci separano anche dalle festività pasquali e speriamo già nella prossima settimana di vedere i primi risultati di questi sacrifici. Appello al senso di responsabilità più che mai, ovviamente, in questo momento. Grazie all'assessore alla sanità della Regione Puglia, Piergiro Palco. Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie, grazie a voi. E noi andiamo avanti per vedere qual è la situazione negli ospedali. Un po' l'abbiamo già anticipato con un tasso di ospedalizzazione che sta crescendo e continuano gli ingressi nell'ospedale per le maxi emergenze allestito in Fiera. Sentiamo. La situazione forse non era mai stata così delicata da inizio pandemia. Solo lo scorso novembre si era toccato un numero di ricoveri più alto di oggi, quando si raggiunse il picco di 1.693 persone ricoverate. A un anno di distanza dal primo lockdown, l'ingresso in zona rossa della Puglia coincide con il repentino peggioramento della situazione. Effetto variante, forse, sta di fatto che i ricoveri sono lievitati di oltre 300 unità in appena 2 settimane e i racconti che trapelano dalle terapie intensive hanno sempre più come protagoniste persone giovani.
A Bari i posti allestiti dall'ASL sono da giorni alla completa saturazione. Il policlinico ha invece avviato il padiglione Covid in fiera. Inizialmente sembrava che potessero essere trasferiti solo pazienti già ricoverati. In realtà l'evoluzione della situazione ha fatto optare per il ricovero in fiera di un paio di persone transitate direttamente dal pronto soccorso. È il momento della verità. La macchina allestita dalla regione dovrà essere in grado di reggere l'urto di questa nuova ondata, sperando che nel frattempo arrivino buone novità su tutti gli altri fronti della lotta al virus. E cambiamo argomento con uno specialino dedicato alla Bari che dona, insomma, alle associazioni di volontariato per le donazioni in tempo di pandemia. Vediamo questo speciale realizzato da Cristina Ferrigni. Siamo in zona rossa, ma come lo scorso anno e come nella quotidianità incontra non si ferma. È il messaggio lanciato poche ore fa da una delle associazioni di volontariato più attive sul territorio. Più di 6.000 le persone seguite dai volontari di incontra, nella cui sede in via Barisano da Trani al quartiere San Paolo, si raccolgono e distribuiscono generi alimentari, indumenti e beni di prima necessità. Un'associazione nata nel 2011 dallo spirito di solidarietà e dalla costanza di un gruppo di volontari impegnati nella lotta, nella povertà e allo spreco alimentare. Adesso più che mai c'è bisogno di supporto, i telefoni squillano, le scorte finiscono, i magazzini si svuotano, fa sapere il presidente Michele Tataranni. L'appello è rivolto a tutti i cittadini, le grandi e le piccole aziende. Non lasciateci soli, la richiesta dei volontari ogni giorno al servizio dei più bisognosi. Servono alimenti, prodotti per la cura della persona, ma soprattutto latte e pannolini per bambini. Nella stessa sede di via da Trani il ritiro della spesa solidale. Latte, gli omogenizzati, e adesso latte soprattutto per i piccoli, perché ne nasceranno molti nei prossimi mesi probabilmente, e quindi molte famiglie ci hanno già chiesto di preoccuparci di trovare il latte, il numero zero, il numero uno, che è il latte proprio dei neonati. Per donare ci si può recare personalmente nella sede dell'associazione o contattare il seguente numero di cellulare 349-667-9173. C'è anche una mail associazione.incontra@gmail.com. Attiva sul territorio cittadino anche la comunità di Sant'Egidio, da sempre al servizio dei più bisognosi. In un locale dell'Istituto Padre Annibale di Francia, in via Quarto a San Pasquale, i volontari raccolgono e distribuiscono alimenti, in particolare frutta e verdura. Il ritiro ogni martedì pomeriggio dalle 17 alle 19, anche dai volontari di Sant'Egidio. In tempo di pandemia, l'appello alla donazione. Possibile donare anche attraverso un bonifico intestato a Comunità Sant'Egidio, Bari Onlus, i riferimenti in sovrimpressione. Sia donazioni in beni, cioè soprattutto beni alimentari ovviamente non deperibili, quindi scatolame, zucchero, caffè, farina, pasta, tutto questo materiale, oppure se si vuole c'è un conto corrente qui su Bari di cui possiamo distribuire l'IBAN. E quindi può essere fatto un bonifico, un versamento su questo conto corrente, e questi soldi poi verranno utilizzati per acquistare sempre beni da distribuire ai nostri, tra virgolette, assistiti, anche se non ci piace chiamarli così, sono amici più che assistiti. Cresce il numero delle famiglie in difficoltà, la conferma tangibile dalle lunghe file di persone in attesa di un piatto caldo, e quel che accade in alcune parrocchie, tra cui la chiesa di San Sabino, dove ogni venerdì vengono distribuite pietanze preconfezionate nel rispetto delle norme anti-Covid. Anche qui il campanello della chiesa non smette di suonare. Servono beni di prima necessità, ma soprattutto latte e omogenizzati per bambini. La consegna può essere effettuata all'ufficio parrocchiale dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20, e la domenica in chiesa dalle 9.30 alle 13 e dalle 17.30 alle 20. Noi abbiamo, come ogni anno, avanzato questa proposta di quaresima di solidarietà, dove abbiamo due cesti simbolicamente in chiesa, però noi siamo aperti ogni mattina dalle 9.30 alle 12, anche il pomeriggio dalle 17 in poi fino alle 19, per poter accogliere chi vuole donare. Ci fermiamo, pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco con altre notizie.
Rieccoci ancora qui in diretta per la seconda parte del nostro telegiornale. Torniamo a parlare della situazione Covid negli ospedali. Ospedali decisamente sotto pressione in questo momento. Nel frattempo l'ospedale Covid allestito in fiera per le maxi emergenze continua ad ospitare nuovi pazienti. Ci sono però due nodi ancora irrisolti ed è quello che riguarda il personale e anche la questione dei posti letto. Se lo chiedono i sindacati, si tratta di posti letto aggiuntivi o banalmente posti letto trasferiti dal policlinico? E in questo caso resta ancora il nodo degli organici, come saranno assunti e soprattutto come saranno appunto reclutati per lavorare in questa struttura. Sentiamo. Gli ospedali sono al collasso, la conferma arriva anche dal report di Agenas che indica il 33% la percentuale di occupazione delle terapie intensive, 3 punti sopra la soglia critica, al 42% invece reparti di area medica, 2 punti oltre il limite fissato dal Ministero della Salute. Intanto aumentano i ricoverati nell'ospedale Covid allestito in Fiera del Levante e aperto ai pazienti da ieri. Al momento sono 28 i posti letto occupati, ma potrebbero aggiungersene degli altri col passare delle ore. Oggi è iniziato il trasferimento della semi-intensiva, domani dovrebbe aprire le porte anche ai dializzati positivi al Covid. Resta però il grande rebus, si tratta di posti aggiuntivi o di un banale trasferimento dal policlinico di quelli già esistenti? A porre le domande in un documento la CGL e la CISL Funzione Pubblica Bari. L'assunto dal quale si parte è chiaro: se si trattasse di un potenziamento dell'ospitalità ospedaliera, dovremmo avere personale nuovo che al momento non risulta essere stato impiegato, facendo sorgere il sospetto che si tratti solo di un depotenziamento del policlinico. Dopo aver speso 18 milioni di euro per una struttura aperta in ritardo, i sindacati presentano il conto di un mancato coinvolgimento nell'organizzazione del lavoro e ora chiedono che Policlinico e Regione chiariscano le grandi incognite. Quale sarà la dotazione organica di questa struttura e come verrà reclutata? Sul fronte vaccini, lo stop ad AstraZeneca ha rallentato la campagna vaccinale anti-Covid anche in Puglia, col blocco delle somministrazioni, operatori scolastici e forze dell'ordine. Oggi decine di persone si sono presentate nei centri vaccinali o hanno contattato i centralini delle ASL per ricevere informazioni sulla sicurezza del siero o su quando saranno riprogrammate le inoculazioni. E andiamo avanti, restiamo in tema di blocco dei vaccini AstraZeneca, ricordiamo che in Puglia le dosi bloccate sono circa 38.000, intanto anche nel capoluogo pugliese arriva il primo caso sospetto, sentiamo. Cancelli chiusi nel Pala Carrassi e nel Pala La Forgia, nei punti quindi dove fino a poche ore fa si procedeva alla somministrazione dei vaccini AstraZeneca su docenti e uomini delle forze dell'ordine. E l'effetto più visibile dello stop all'antidoto è arrivato ieri in via precauzionale anche in Italia. Solo in Puglia le dosi bloccate sono circa 38.000. Un blocco che si auspica temporaneo in attesa della verifica sull'esistenza o meno di un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e le successive morti che si sono registrate. Intanto anche a Bari, notizia verificata solo in parte, una donna di 42 anni, docente, sarebbe stata ricoverata nella terapia intensiva del policlinico successivamente alla ricezione del vaccino in questione. La parte verificata della notizia, la conferma arriva dal policlinico, riguarda le condizioni della donna. Attualmente in rianimazione è stata sottoposta a trombectomia, intervento di aspirazione dei trombi per via endoscopica. I coaguli riguardavano la zona cerebrale dei seni venosi. Sulla somministrazione del vaccino conferme ufficiali non ne arrivano al momento, ma pare che la donna sia stata sottoposta a vaccinazione AstraZeneca lo scorso 2 marzo. Inizialmente curata dal medico di famiglia per i primi effetti collaterali, si è rivolta al policlinico poi il 14 a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni. E mentre si registra una generale sfiducia sull'efficacia di questo vaccino, una provocazione al mondo della politica arriva dal consigliere regionale del gruppo Con Emiliano, Antonio Tutolo. Nel caso in cui si dovesse propendere per la riammissione di AstraZeneca in Italia, spiega il consigliere, tutti dovranno dare l'esempio, dal presidente del Consiglio dei Ministri, dai viceministri ai sottosegretari e così dicendo. Tutti i membri delle istituzioni dovranno vaccinarsi pubblicamente, spiega, con AstraZeneca, nei casi in cui non sussistano motivi clinici o ostativi, ovviamente. Diversamente, conclude, i cittadini avranno ben ragione di rifiutarsi e, aggiungerei, di domandarsi se siano rappresentati degnamente e da gente responsabile. Secondo giorno di zona rossa, ma nella giornata di ieri c'è stato già il primo intervento della polizia locale che ha tracciato una sorta di bilancio. 80 le persone multate a Bari con controlli mirati delle forze dell'ordine che stanno pattugliando le strade della città. Sentiamo.
Stretta delle forze dell'ordine sulla città, 24 ore dall'entrata in zona rossa, 2300 persone controllate, 77 multate per violazione delle norme anti-Covid, controllate 118 attività per i titolari, di due di queste è scattata la sanzione amministrativa. A finire nella rete dei controlli anche 7 cittadini si trovavano all'esterno di un circolo ricreativo nella città vecchia, nonostante il divieto imposto dall'emergenza sanitaria. 4 le persone sanzionate al quartiere Iapigia perché in auto insieme. In questo caso il conducente del veicolo è stato anche denunciato per ricettazione perché è emerso che sul mezzo erano montati pezzi di provenienza furtiva. Controlli mirati in particolare nei luoghi della movida, davanti bar e pub, dove è più facile che si formino assembramenti. Tolleranza zero per chi esce di casa senza reale necessità e senza autocertificazione. I motivi urgenti sono naturalmente quello dello stato di necessità, lavoro e salute, no? Sono i tre classici ormai che abbiamo imparato a conoscere tutti quanti per bene. Naturalmente il cittadino può dare anche una giustificazione orale all'operatore di polizia, ma è opportuno che abbia con sé anche il modulo dell'autocertificazione, necessario a volte anche per autogiustificare, autodichiarare in maniera espressa il motivo dello suo spostamento. Se non è dotato di quel modulo, naturalmente l'operatore di polizia è anche munito di modulistica diversa da compilare nel momento dell'accertamento, quindi anche in quel momento il cittadino, l'utente, può compilare il modulo di autocertificazione sul motivo dello spostamento. Cambiamo argomento e andiamo nella nostra postazione social con Italo Cinque Palmi, a cui do il benvenuto. Ciao Italo. Buonasera Alessandra, e allora andiamo oggi a Torre a Mare perché sono cominciati questa mattina i lavori per la sostituzione delle ringhiere sul lungomare, da tempo arrugginite e rovinate a tal punto da essere state recintate proprio per renderle inaccessibili ai cittadini in quanto pericolose. Saranno interessati dagli interventi 188 metri di ringhiere, 100 dei quali in largo Francesco Biancofiore, e restanti in corrispondenza di Calafetta in prossimità della sede estiva del Circolo Unione. Il cantiere durerà circa 3 settimane. Le ringhiere sono ormai completamente corrose in più punti a causa degli agenti atmosferici, ha sottolineato l'assessore ai lavori pubblici del comune di Bari Giuseppe Galasso. Le vecchie balaustre saranno sostituite da nuove strutture identiche a quelle preesistenti, con snodi in ghisa e montanti in acciaio. Parallelamente saranno rimessi a nuovo anche 10 pali di illuminazione presenti proprio in corrispondenza di largo Biancofiore. Sarà rimossa la vernice, rimesse a posto le parti arrugginite. L'obiettivo, ha concluso Galasso, è quello di ripulire e riqualificare questo tratto di belvedere di Torre Mare, in modo da consentire, quando sarà possibile, di fruire al meglio di questo angolo suggestivo della città. Bene, con questo concludiamo e vi daremo sicuramente novità nei prossimi giorni riguardo questi interventi. A te Alessandra, buona serata. Grazie Italo, noi andiamo avanti per parlare di un progetto Blob, un intervento salvavita da parte del 118 di Foggia. Sacche di sangue a bordo dell'elisoccorso negli interventi di emergenza permettono di abbassare e abbattere il tasso di mortalità del 15%. Sentiamo. Direttore, a circa un mese dall'attivazione del progetto Blob, ieri siete riusciti con un'operazione a testare sul campo l'utilità di questo progetto, che letteralmente significa avere sacche di sangue a bordo. Sì, questo è un progetto che prima di noi, che siamo partiti un mese fa circa, in Italia ce l'aveva Bologna e Grosseto. Ci permette di andare sul luogo di un politrauma, quindi di un paziente verosimilmente in shock emorragico, come il caso di domenica, portando a bordo 2 sacche di sangue gruppo RH negativo e 2 grammi di fibrinogeno, questo per diciamo, facilitare la coagulazione. Purtroppo, come ben sapete, in Italia ogni anno ci sono 7.000 decessi, di cui 1.800 fra i 15 e i 45 anni. Il trauma è la maggior causa di morte in questa fascia di età. Ovviamente c'è un picco di mortalità che riguarda il 50% dei politraumi e avviene nell'immediatezza. Su quelli non riusciamo, non possiamo assolutamente incidere. Noi incidiamo sul secondo picco, che è il 30%, che sono quelli che decedono nella famosa golden hour, una o due ore dall'impatto. Con questo progetto gli inglesi, che sono diciamo gli ideatori di questo progetto, si riesce ad abbassare la mortalità del 15% in area preospedaliera.
Cambiamo decisamente argomento e parliamo di trasporto ai tempi del Covid. La pandemia ovviamente non ferma il trasporto, ci sono sistemi di sicurezza a bordo e ne abbiamo parlato con l'azienda Miccolis. Sentiamo. Da marzo 2020, già dall'avvio di questa terribile emergenza, abbiamo sempre garantito il miglior servizio per tutte le tipologie di utenti, quindi dai servizi scuolabus al TPL, ai servizi di linee ministeriali di lunga percorrenza. Con l'avvio dell'emergenza abbiamo dovuto adeguare i nostri protocolli a quelle che sono le richieste del Ministero della Salute e del Governo. I nostri mezzi vengono sottoposti a cicli di pulizia molto intensi, disinfezione e sanificazione con cadenza giornaliera e addirittura in alcuni casi dopo ogni corsa. La gestione dei flussi tra ingresso e uscita dei passeggeri. Abbiamo installato a bordo delle paratie perché, per dare fiducia a quello che è il nostro personale. A bordo ci sono dispenser di gel idroalcolico a disposizione dei passeggeri. Inoltre, oltre a quanto quindi obbligatorio, stiamo sperimentando delle nuove tecnologie. Su alcuni scuolabus, su alcuni autobus abbiamo installato delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria indoor. Cosa significa? Che al superamento di alcuni valori soglia di anidride carbonica o solidi sospesi, che quindi possono essere vettore per la trasmissione del virus, si attiva in automatico la ventilazione interna dell'autobus, quindi proprio per il ricambio necessario dell'aria. Sempre ad integrazione dei protocolli obbligatori del Ministero della Salute, stiamo sperimentando un processo di fotocatalisi, cioè che prevede l'applicazione di biossido di titanio su alcune parti del mezzo, rendendo le superfici attive che inattivano il virus. Siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale, non mi resta che ringraziarvi per averci seguito, vi lascio con il punto di Maddalena Turanti e vi auguro una buona serata. Ben ritrovati. Ora che uno dei vaccini è stato congelato, lo sapete, AstraZeneca è stato bloccato nel nostro paese e in tanti altri paesi europei, la Germania, la Spagna, la Francia, anche io voglio intrattenervi sull'argomento, dicendo tre cose essenzialmente e dandovi un'informazione che io ho scoperto solamente qualche tempo fa. Allora, le prime tre riflessioni. La prima, hanno fatto bene a bloccare, a congelare, e noi dobbiamo essere sicuri di quello che ci viene iniettato nel nostro corpo. Io non sarei andata più a farmela la vaccinazione, voi sì? Sono sicura che anche voi la pensate come me. Ma la seconda riflessione va insieme a questa. Io non credo che quando tutto sarà più chiaro noi avremo paura di vaccinarci, io no. Quando sarà tutto chiaro, i vaccini saranno sicuri e ce lo dirà qualcuno delegato a farlo, andremo a vaccinarci. Perché la campagna dovrebbe essere in pericolo? Mica siamo cretini. E la terza riflessione, di questi tempi, l'anno scorso, noi non sapevamo quasi niente di questo Covid. È passato un anno e non solo abbiamo imparato un sacco di cose, ma abbiamo anche una ventina di vaccini sul mercato. Quindi pazienza, determinazione, ne usciremo e ne usciremo in maniera sicura. L'informazione invece che volevo darvi ve la do perché voi possiate riflettere. Ho letto sul Financial Times, che è un grandissimo giornale economico del Regno Unito, un bellissimo articolo dello storico israeliano Harari. Qualcuno di voi l'avrà sentito perché ha scritto dei libri bellissimi. Ebbene, lo storico, il signor Harari, fra tante bellissime cose, dice anche che Israele, che è stato per qualche settimana nelle nostre conversazioni il paese che prima di tutti gli altri era riuscito a vaccinare l'intera popolazione, che cosa ha fatto Israele? Israele non è stato più bravo degli altri. Ha contrabbandato i dati sensibili e personali dei propri cittadini, più o meno 9 milioni di abitanti, con il vaccino della Pfizer. Cioè non l'ha pagato 12 euro, così
questo costa il vaccino della Pfizer contro i due di AstraZeneca e quindi appunto ha pagato più degli altri, ha fatto prima degli altri, è stato più bravo degli altri. No, ha dato alla Pfizer tutti i dati del propri concittadini, i dati sensibili, la salute di ognuno di loro. Io sarei, diciamo, rimasta molto male. È possibile che tutti lo sappiano, che tutti abbiano accettato, almeno mi auguro, perché Israele è un paese democratico. Tuttavia, anche così, a me sembra agghiacciante. Cioè, io non scambierei mai le informazioni che riguardano la mia salute con un vaccino o con qualunque altro medicamento che mi viene da una casa farmaceutica. Questo è la democrazia, la privacy di ognuno di noi vale oro ed è per questo che è stato scambiato. Pensiamoci, pensateci e dobbiamo essere sempre contenti di abitare in Europa o in un paese come l'Italia. Vi ringrazio e ci vediamo domani. Meteo è offerto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Official Bank SSC Bari. Buona giornata da Nico Schiodetto. Mercoledì l'anticiclone si eleverà verso nord, verso le isole britanniche, metterà i suoi massimi sull'Irlanda, disposto lungo i meridiani proprio dal Regno Unito verso la penisola iberica e quindi continuerà ad affluire aria decisamente più fredda dalla Scandinavia nel cuore del vecchio continente. Andiamo a vedere quindi l'evoluzione con l'aiuto di questa mappa riferita alla nuvolosità. Una giornata di bel tempo sulle nostre regioni settentrionali, protette sempre dalla barriera alpina quando i venti sono da nord. Mentre in giornata, attenzione perché si formerà dell'instabilità, nuvolamenti minacciosi su parte del centro-sud, peggiora anche sulle due isole maggiori. Prossima grafica che ci conferma, soprattutto nella seconda parte del giorno, qualche occasionale fenomeno al sud e osservate le piovasche in arrivo anche per le due isole maggiori. Probabilmente, difatti, giovedì una perturbazione bagnerà gran parte delle regioni del sud con neve sull'Appennino. Seguite tutti i dettagli e l'evoluzione scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Official Bank SSC Bari.